Chiamiamo il trio flipper in questo modo perché le mani sono organizzate sulla palla con la presa del passaggio e l'azione della mano di tiro è dall'esterno verso l'interno, okay? Come fosse proprio la paletta di un flipper. Questo, è un tiro che si organizza con un arresto protetto e quindi la spalla opposta a quella di tiro deve essere orientata a canestro e l'azione del braccio di tiro è da sopra, quindi sopra l'orecchio e chiude sopra la testa. Il tiro viene eseguito a tabellone e in condizioni facilitate, con palla soffice e canestro regolabile in altezza in maniera proporzionata alla dimensione dei giocatori, per poter avere un'esecuzione in completo controllo. Possiamo avere anche una opportunità che è bene sperimentare di tiro flipper in schiacciata, dove il controllo del corpo diventa determinante ed è fondamentale che i giocatori saltino e ritornino sullo stesso tipo di appoggio dei piedi. Quindi il ritorno dal salto deve essere in controllo del corpo e rimanere frontale rispetto a quella che è l'esecuzione del tiro e la prospettiva sul canestro.